Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto buona Pasqua, perché oggi è Pasqua, ma siamo anche il post Juventus Milan e quindi c'è qualcosa da ancora definire. Definire cosa? La nostra collaborazione, quella classica, con mondo calcistico, quindi l'analisi tattica circa qualcosa che è successo appunto nella partita del giorno prima, Juventus Milan. Capito, oggi è Pasqua, molti di voi stanno mangiando cioccolata, qualsiasi cosa, chiaramente però potete ritagliarvi tranquillamente 10 minuti e così via per ascoltarmi e riguardare e rivivere un po' insieme alcune emozioni di Juventus Milan. La sigla e poi iniziamo. Allora, oggi il mondo calcistico ci offre una piccola analisi, un focus su due personaggi, che sono Dybala, e quindi che è arrivato anche al gol, bellissimo gol, e Khedira, che è molto influente per quanto riguarda quel gol e anche per quanto riguarda la partita. Un chiaroscuro per Khedira che gioca 60 minuti molto male, al di là di quello che è poi questa precisa azione che andremo a vedere, ma che gioca benissimo gli ultimi 30 minuti con l'assist e col gol. Khedira è un giocatore che è silenzioso, che però spesso viene fuori in momenti cruciali, come è stato ieri. È un giocatore che molti non apprezzano perché in effetti non è bellissimo da vedere, ma che io ho sempre apprezzato, e anche ieri, nonostante abbia giocato in effetti male buona parte della partita, c'è sempre qualcosa in Khedira che è molto utile e vedremo appunto come. Iniziamo da questa cosa qua, da questa visuale qua, poi vedremo anche la stessa cosa della visuale frontale, ma di questa laterale. Vediamo cosa, intanto Kessié su Pjanic malissimo, perché Pjanic è un giocatore anche molto più lento di Kessié, ma in questo caso ha pressato male, cioè ci sono veramente molti metri, Pjanic è molto libero di fare spostamenti. Ora vi chiederete, beh, intanto c'è Dybala in mezzo tra le linee, come sempre, Dybala centrale, centralissimo, e questo è una cosa abbastanza normale, chiara. Vi chiederete perché Khedira sia a sinistra, quando in realtà è a destra. Vedete che c'è Matuidi e Khedira sempre a sinistra di Pjanic, cosa inusuale e molti di voi potrebbero pensare che Khedira sta facendo la cosa sbagliata. No, e vedremo poi perché. Ecco qua, qui poi spiegheremo perché Khedira è in posizione invece corretta. Bon, Dybala che si trova quindi con la palla a tre piedi, con molto spazio per tirare, tirerà e farà un po' quello che ha fatto Higuaín pochi minuti prima, se ricordate, solo che il sinistro di Dybala è un sinistro puro e pertanto arriverà in rete con quel rimbalzo spettacolare davanti a Donnarumma che non può nulla. Dybala è arrivato a tirare con questi spazi, con questa movimentazione, per un motivo preciso che vedremo da ora in poi. Ecco qua la visuale frontale, quella che vi farà capire molte cose, anche se si schiaccia un po' ovviamente la prospettiva, però chiaramente è molto interessante. Kessié Pjanic li vedete benissimo e vedete come alla sinistra di Pjanic sia Khedira più avanti e Matuidi, quindi praticamente le due mezzali, non esiste più la mezzala destra ma esistono solo quelle sinistre, due. Dybala è in centro, in una posizione perfettamente centrale tra i due difensori Bonucci e Romagnoli, tra Bonaventura e Biglia. Ora vi chiederete, Khedira, qual è l'utilità di Khedira e perché Khedira in questo momento è giusto? Perché Khedira fa una cosa, Khedira si fa prendere da Biglia. Infatti, come vedete adesso, Biglia segue Khedira. Facendo cosa? Allargando quelli che sono gli spazi e la distanza che c'è appunto tra Bonaventura e lo stesso Biglia con Dybala in mezzo. In questo modo qua Dybala ha molto più spazio perché? Perché in realtà Khedira doveva essere un pensiero di Bonucci dietro, e invece no, diventa di Biglia. Biglia apre molto gli spazi lasciando Dybala molto più libero. Bonucci non intende benissimo questa cosa qua, infatti Bonucci poi, come vedete dopo, resterà fermo, pertanto Bonucci che dovrà andare su Khedira forse era meglio così, non va su Khedira perché c'è Biglia e Dybala starà da solo senza che nessuno lo marchi, pertanto è per quello che poi Dybala sarà libero di tirare. Infatti ecco qua come si sono aperti gli spazi, poi Biglia ci ripensa, no forse è meglio andare su Dybala, in ogni caso Bonucci è là che guarda e non sa cosa fare, probabilmente sta anche guardando Khedira che arriva, però Dybala è Dybala, quando tira, tira e fa gol in questo caso. Quindi cos'è il discorso? Il discorso è che Khedira ieri forse ha giocato male, ma dire che Khedira si muova a caso è anche errato, magari è lento, arriva molto lento su alcune cose, perde i palloni, magari insomma, è molto lento anche inserire la palla, quello che volete, ma in questo caso è molto utile, quindi c'è da dire anche, cioè è un dato di fatto, nelle 60 minuti ha giocato male Khedira, però in tre occasioni, e sono i tre gol, è stato fondamentale. Qui, senza palla, l'assist al gol, cioè in crescendo praticamente, una cosa sempre più attivo per quanto riguarda la costruzione del gol. Quindi alla fine, per quanto Khedira abbia giocato in effetti male i primi 60 minuti, perché magari alcune cose sbagliate, però è anche vero che è stato incisivo in tutti e tre i gol, perché in un modo o nell'altro, senza Khedira quei gol non sarebbero arrivati. Nel primo Khedira senza palla, nel secondo Khedira l'assist, nel terzo Khedira gol.
Dispiace dirlo, ma di fatto, dispiace dirlo, a me piace invece la cosa, perché Khedira è un giocatore che apprezzo, so riconoscere il limite che ha avuto ieri, la partita di ieri e in questo campionato un po' più sottotono, però è anche vero che in molte occasioni, ed è forse quello il motivo per il quale Allegri sceglie spesso Khedira di farlo rimanere in campo, tipo ieri che ho fatto uscire Pjanic, Matuidi, ma non Khedira. Evidentemente perché a livello tattico, più che fisico, più che tecnico rispetto agli altri due, dà qualcosa in più. Dà qualcosa in più e in effetti ieri Allegri ci ha visto giusto, c'è poco da fare. Ed è questo ragazzi, il video finisce qui, ringrazio il mondo calcistico per il supporto tattico come sempre, l'analisi sempre gradita da me e anche da molti di voi che mi seguono, quindi spero che la cosa vi piaccia, anche se è Pasqua. Quindi buona Pasqua ancora, forza Juve e ci vediamo ragazzi, domani c'è YouTuber Steam, martedì c'è una partita molto importante, forza Juve, ciao! Paura, 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 paura.